Giovanni? Giovanni, di tutti? Vai con la prima domanda. Questa domani è una tappa fondamentale, non perché il Cosenza, perché comunque noi dobbiamo essere ancora in corsa della sua salvezza, perché tempo fa ha detto che eravamo una partita dalla salvezza. Ora, come dire, le cose sono un pochettino cambiate, però c'è da combattere tanto. Assolutamente sì, e quindi bisogna considerarla come tale. Noi dobbiamo dare continuità al campionato che stiamo facendo, e quindi sì, sicuramente è una partita diversa per tanti, ma è una partita che fa classifica, e quindi la nostra classifica deve essere migliorata sempre. Domani è una tappa per poter migliorare ancora di più la nostra classifica. E a proposito della formazione, è una formazione che ha ben figurato contro il Perugia, quindi sconvolgimento tra virgolette, cambiamento, non c'è dove vorrà essere. Non lo so. Adesso, al di là della pretattica, sicuramente stanno tutti bene, abbiamo recuperato qualcuno, e quindi i ragazzi mi danno la possibilità anche eventualmente di poter cambiare. È una partita difficile sotto tanti punti di vista, perché il Cosenza è una squadra che ha individualità, ha un'identità ben precisa, anche se poi non dà riferimenti, perché poi hanno cambiato e cambiano sia in partita in corso che a inizio partita i sistemi di gioco, però mi sembra che ha un'identità ben precisa, fa molto bene in verticale, sa anche palleggiare, ha giocatori di gamba, giocatori nell'uno contro uno molto forti, soprattutto davanti, e quindi devo dire che sulla falsa riga del Perugia le insidie sono molte, però chiaramente è una partita di calcio, come tale la dobbiamo affrontare. E devo dire che le avvisaglie, il modo, l'interpretazione che la squadra ha avuto contro il Perugia è sicuramente un sinonimo di una squadra molto matura, e noi dobbiamo riportare le stesse cose che abbiamo fatto in partita col Perugia, stesse cose chiaramente imprescindibili sono carattere, determinazione, cattiveria, arrivare prima sulla palla, cose banali ma che sicuramente contraddistinguono una squadra nel poi evidenziare la qualità dei singoli. E quindi, come ho detto, la vigilia del Perugia è una bella partita da giocare. Il Crotone ci sta vedendo l'altra faccia del Crotone. E partita dopo partita sta recuperando un campionato che sembrava ormai perso. La qualità si vede di volta in volta. Tutto questo può essere la base di un prossimo incontro per la Stroppa e la società pensando al prossimo campionato? Il prossimo incontro è col Cosenza. Cioè, a me sinceramente di quello che può essere Stroppa o il futuro di Stroppa, non, devo dire la verità, non l'ho mai preso in considerazione, anzi, al contrario, qui e vado a dire sempre le stesse cose, mi dispiace di essere ripetitivo, ma qua noi eravamo retrocessi, qualche mese fa eravamo retrocessi. In questo momento ci stiamo alzando la testa, ma dobbiamo continuare a tenerla bassa, perché l'obiettivo non è ancora raggiunto, anzi al contrario. Poco fa il nostro collega ha detto che è vero che piano piano siamo arrivati a una partita di differenza stando sotto, adesso siamo a una partita di differenza stando sopra. E quindi a maggior ragione dobbiamo essere concentrati sul campionato che dobbiamo fare, da qua alla fine. Oggi c'è da preparare la partita con il Cosenza, dalla settimana prossima penseremo alla Cremonese e di conseguenza poi penseremo alle prossime partite, le prossime squadre da affrontare. Un'altra considerazione da fare è che dopo la Cremonese avremo una pausa e forse lì potremmo cominciare a tirare le somme, anche se poi da lì alla fine qualcuno riposerà, però noi in questo momento abbiamo una partita in più, e quindi tra Cosenza e Cremonese dovremmo fare più punti possibili. Per Cosenza, come si è visto, è una squadra che gioca a specchio come il Crotone, con 3-5-2. Si è visto che parte subito, anche a Lecce aveva messo inizialmente in difficoltà la squadra di casa. È una conseguenza questa che si può riflettere anche nella prossima partita. Il Cosenza, ho detto prima, è camaleontico,
cambia sistema di gioco ma senza cambiare identità, quindi non ci possiamo aspettare un modo di stare in campo all'inizio domani, che potrebbe essere come quello che il Cosenza ha adottato con la partita con Lecce, o potrebbe essere in maniera diversa con tre attaccanti, tre centrocampisti e quattro difensori. Al di là di questo, ribadisco, è una squadra secondo me molto molto temibile, al di là del derby. Gino, era più o meno la stessa domanda, se non ti fidi di questa presenza, nemmeno perché l'ho visto a Lecce, perché è sembrato un po', come dicevi tu, insomma, c'ha più facce, più sfaccettature. Però giocano in casa, hanno il vantaggio, forse hanno un po' meno di entusiasmo della tua squadra in questo momento, forse stanno sentendo un po' il fiatone sul collo. Ma questo non lo so, di sicuro troveremo un ambiente come del resto sono tutte le partite a Cosenza. Io non so che atteggiamento, non so che sentimento possa avere il Cosenza in questo momento. So benissimo di quello che è il sentimento, il carattere e il modo di fare il campionato in questo preciso momento del Crotone. È un derby e quindi il derby è fuori da ogni pronostico. Chi sta meglio, chi sta peggio, anzi, al contrario, delle volte chi sta peggio tira fuori qualcosa e i derby che vediamo in giro sono così. Quindi è una partita aperta a qualsiasi risultato, aperta a qualsiasi situazione durante l'incontro. Noi dobbiamo essere molto più maturi, molto più bravi a fare la partita di come l'abbiamo fatta in queste precedenti. Perché non ti puoi permettere nessun errore. È una squadra che se commetti errori ti castiga. Spogli, Rodin, Milic, come stanno? Ne recupero due su tre. Spogli lo porto, ma non so se sarà utilizzabile per la partita. Quindi l'auto chi è? Rodin e Milic. Sì, due su tre, nel senso che Spogli, quindi il terzo. Sì. Proprio sotto questo aspetto, mister, la squadra, pur facendo bene, come diceva la collega, come abbiamo sottolineato tutti da Ascoli, forse le partite che ha sofferto di più sono quelle proprio dove incontrava delle squadre che dal punto di vista fisico erano pronte e soprattutto pronte a metterci la garra. E il Cosenza è una di queste, sicuramente dal punto di vista fisico. Il recupero di Milic sotto questo aspetto, anche per cercare di tenere alti i quinti come è stato fatto nelle ultime gare in una partita di garra, può essere una delle chiavi, può essere uno dei può essere preso in considerazione, certo, come allo stesso modo Rodin in mezzo campo. Lei ha parlato di derby, quindi un derby sarà carico di adrenalina sia in campo che fuori in campo. Quanto conterà la derby? A prescindere conta sempre, a prescindere proprio dal derby, di sicuro non si può sbagliare la partita in questo senso domani. Se posso aggiungere qualcosa, ma sono sicuro che sotto questo aspetto la squadra non sbaglierà la partita, perché comunque c'è una partita dentro la partita. Però non voglio caricare più di tanto di responsabilità quelle che poi sono i nostri obiettivi. I nostri obiettivi sono di arrivare alla fine del campionato e salvarsi. Se dovesse capitare di farlo prima di Ascoli, prima dell'ultima partita, ben bene. La strada è questa, è segnata. Però di sicuro ci sono tantissime insidie. La prima insidia domani si chiama Cosenza. Altra domanda? Ci sarà il campo che sta per il tempo. Quindi noi siamo un po' più soli in questo. La nostra è una squadra un po' più tattica, che giochiamo palla a terra. E che veniamo comunque anche loro da tre partite. A livello fisico com'è la squadra? La squadra sta benissimo e si adatta a qualsiasi tipo di terreno. Si è adattata a Carpi, dove c'era veramente difficoltà di poter fare un certo tipo di partita, e ha esaltato alcune qualità che sicuramente magari qualche mese fa non potevano anche essere inespresse. E quindi è una squadra che, non so se l'ho detto, ma è una squadra molto matura in questo momento e quindi sa benissimo l'obiettivo qual è. A posto? No.